Buongiorno a tutti. Oggi riflettiamo assieme con riferimento all'ultimo passaggio delle nostre considerazioni su sopravvenienze e rimedi, in particolar modo con riferimento all'attuale crisi economica e quindi alla considerazione di ciò che il nostro legislatore ha affrontato per contrastare l'emergenza sul fronte contrattuale, quindi di sopravvenienze e rimedi dopo la crisi del coronavirus. In particolar modo soffermeremo la nostra attenzione su tre passaggi fondamentali: la disciplina prevista dal legislatore dell'emergenza di carattere generale, singole discipline specifiche con riferimento ad alcuni contratti e poi una riflessione finale anche con riferimento alla volontà delle parti. La disciplina generale è quella contenuta all'articolo 91 del decreto legge 17 marzo 2020, numero 18, il cosiddetto decreto Cura Italia. Il decreto è stato poi convertito con modificazioni dalla legge del 24 aprile 2020, numero 27. Le vicende della conversione del decreto Cura Italia sono state molto complicate proprio perché legate anche ad una molteplicità di decreti da convertire, e ha comportato un succedersi di non solo di atti normativi, ma anche di correzioni nella disciplina emergenziale. La nostra attuale disposizione è però questa qui, in particolar modo è la previsione di un comma, il comma 6 bis, nell'ambito di un decreto legge a sua volta convertito in legge il 5 marzo 2020, numero 13. Questa disciplina prevede che il rispetto delle misure di contenimento di cui il presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, come vedete, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. Si tratta di una norma che, almeno nella formulazione originale, prevedeva un po' di problemi, sembra anche piuttosto chiaro, insomma. La frettolosità con cui il legislatore è intervenuto su un tema così rilevante, basti pensare che quelle che sono indicate nella slide tra parentesi quadri sono correzioni che il legislatore ha fatto solo nel momento della conversione in legge, quindi sembravano esserci addirittura dei veri e propri refusi nella previsione originale. Tuttavia la norma, come risulta evidente, è una norma fondamentale per comprendere gli effetti che nell'ambito giuridico ha avuto l'applicazione delle misure di contenimento. E però al contempo è una norma che non avrei dubbi a considerare perlomeno elastica. Si attribuisce la possibilità di realizzare sempre una valutazione, si dice che il rispetto è sempre valutato, il rispetto di queste misure di contenimento è sempre valutato, e quindi sarà l'interprete di volta in volta a realizzare se effettivamente nel caso concreto il rispetto delle misure di contenimento possa o meno comportare l'esclusione e la responsabilità del debitore. I dibattiti sono fioriti fin da subito. L'orientamento oggi prevalente è quello che tende a evidenziare la possibilità di una sospensione a seguito di impossibilità temporanea, quindi si ritiene che nelle ipotesi più gravi il rispetto delle misure di contenimento possa comportare un'impossibilità, in particolar modo un'impossibilità temporanea. E quindi, a seguito di questa impossibilità temporanea, è possibile che sia esclusa la responsabilità del debitore, in particolar modo nelle ipotesi di inadempimento relativo, di ritardi nel pagamento, e
e conseguentemente la possibilità di creare, a seguito della sospensione, per un verso legata alla impossibilità temporanea e d'altro canto alle possibilità dell'altra parte di realizzare una eccezione di inadempimento, cioè quella che è la possibilità di rifiutarsi di compiere a fronte del mancato adempimento della controparte la propria prestazione, si avrebbe la possibilità di realizzare una sorta di sospensione legale dell'intero rapporto obbligatorio, cioè per un verso una parte in quanto impossibilitata temporaneamente non adempie la sua prestazione, per altro verso però la controparte non ricevendo una prestazione può attraverso uno strumento specifico quale quello dell'eccezione di inadempimento può evitare a sua volta, può rifiutarsi a sua volta di adempiere. Così facendo si crea una sorta di sospensione legale del rapporto obbligatorio e da questa impasse si tende a realizzare, si intuisce che vi possano essere dei margini non indifferenti come comprenderete, per una rinegoziazione volontaria del rapporto. È chiaro che a seguito della sospensione, per esempio, di un tratto di somministrazione di materiali, come vi avevo accennato, è chiaro che a seguito dell'applicazione delle misure di contenimento può considerarsi talvolta la prestazione legata alla consegna di questi materiali come temporaneamente sospesa e quindi in quanto materialmente non risulta possibile, se l'altra parte con l'eccezione di adempimento evita il pagamento, bene, in questi casi non vi è dubbio che possono esservi margini per una rinegoziazione dell'accordo originario, che possono prevedere ovviamente diversi accordi sul prezzo piuttosto che sulle modalità di esecuzione, magari posticipate nel tempo. La norma poi solleva tutta una serie di specifiche perplessità, a partire dal richiamo agli articoli 1218-1223, c'è per esempio chi ha sostenuto che oltre alla possibilità di valutare l'eventuale responsabilità del debitore vi sia, e quindi o la sua esclusione del tutto, vi sarebbe la possibilità, grazie a questo richiamo, in particolar modo al richiamo all'articolo 1223 in materia di risarcimento del danno, di prevedere anche delle vie intermedie, di prevedere anche quindi delle possibilità in cui magari il debitore viene considerato non escluso del tutto da una responsabilità, ma ciò possa incidere, ma rispetto alle misure in contenimento potrebbero andare a incidere in un'ottica di risarcimento del danno. Ciò che sicuramente possiamo dire è che si tratta di una norma elastica, si tratta di una norma che sembra fornire quasi più un'indicazione all'interprete che una regola precisa, e l'indicazione sembra essere proprio quella di considerare il rispetto delle misure di contenimento come una possibile fonte di esclusione della responsabilità del debitore. Vi sono poi tutta una serie di altre disposizioni che fanno invece riferimento a singoli contratti. Io qui mi sono limitato a riportarvi gli articoli 88 e 88 bis del decreto legge 17 marzo 2020 numero 18. In realtà più che di questo decreto legge sono articoli proprio della legge 24 aprile 2020 numero 27, perché è proprio in sede di conversione che il legislatore ha modificato la normativa prima prevista in due diversi decreti legge con riferimento ad alcuni contratti specifici. Il riferimento è ai contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura. Fra gli spettacoli sono compresi ovviamente gli spettacoli teatrali, gli spettacoli cinematografici, e poi all'articolo 88 bis una normativa specifica, un riferimento al contratto di trasporto, di pacchetto turistico e di soggiorno. Ora,
Ciò che rileva di una disciplina molto articolata, vi lascio, mi limito a farvi presente che l'articolo 88 bis prevede più di 10 commi, quindi è davvero una disciplina molto articolata e nel dettaglio. Ciò che vorrei sottolineare con voi è proprio il fatto che in questi casi, quindi in questi settori, quale fondamentalmente il settore culturale e il settore turistico, che evidentemente sono stati considerati particolarmente deboli per un verso dal nostro legislatore e particolarmente strategici per il nostro sistema, quella tendenza alla socializzazione di costi ha trovato uno strumento chiaro, che è quello dell'emissione di voucher. Cioè, in altri termini, si è data la possibilità a chi vende biglietti per spettacoli teatrali e altri luoghi, musei e altri luoghi della cultura, per chi è il vettore con riferimento ai contratti di trasporto, l'organizzatore dei pacchetti turistici è legato in generale, quindi alle erogazioni di prestazioni in questi contratti, si è date a questi soggetti la possibilità, in casi specificamente previsti e configurati come circostanze tali da produrre impossibilità sopravvenuta, bene, se l'applicazione delle misure in questi contratti è considerata idonea dal legislatore a far scattare l'impossibilità sopravvenuta, e con riferimento a queste ipotesi specifiche si è previsto un rimedio specifico. Il rimedio specifico prevede la deroga alla regola generale del 1463 di ripetizione dell'indebito, e quindi la necessità di restituire la somma, il rimborso tramite la restituzione del denaro ricevuto. Bene, con riferimento a queste ipotesi si è derogata questa disciplina generale e si è derogato anche, con riferimento in particolar modo ai contratti di pacchetti turistici, la normativa europea contenuta nella direttiva 2302 del 2015. Perché? Perché non è previsto soltanto il rimborso, ma è prevista la possibilità, in caso di possibilità sopravvenuta conseguente proprio all'applicazione di misure di contenimento, per gli organizzatori di contratti turistici e di attività turistiche, come per gli organizzatori di attività culturali, di scegliere fra l'emissione di un voucher di pari importo al rimborso da utilizzare entro un anno o in alternativa il rimborso, quindi la restituzione del denaro. È chiaro che questa scelta legislativa di attribuire questo potere ai soggetti esercenti in questi settori è una misura che cerca, nell'ambito del diritto privato, di realizzare una socializzazione dei costi della crisi, di evitare che tutti i costi dell'impossibilità sopravvenuta vengano addossati a questi esercenti e quindi chiedere in qualche modo di sopportare una parte dei costi a coloro i quali, consumatori, turisti, si devono confrontare con queste problematiche. La scelta è una scelta chiara, che non dà particolari problemi con riferimento al settore culturale, mentre devo dire solleva qualche perplessità in più con riferimento all'ambito proprio dei pacchetti turistici, perché la normativa europea disciplinava specificamente queste ipotesi, cioè l'ipotesi di circostanze sopravvenute, configurando possibilità di recesso al turista. Ecco, in questi casi però era richiesto espressamente il rimborso. Si trattava di una direttiva europea che andava a modificare il decreto legislativo del 23 maggio 2011, numero 79, che è il cosiddetto codice del turismo, che è stata recepita circa 2 anni fa dal nostro legislatore, col decreto legislativo 21 maggio 2018, numero 62, e che appunto prevedeva questa regola a tutela del soggetto, appunto, turista che utilizzava questi contratti.
Il contrasto con la normativa europea della disciplina emergenziale è palese, tant'è che il nostro legislatore, nell'ambito dell'articolo 88 bis, parla di norme di applicazione necessaria. Tuttavia è chiaro che una qualche problematica circa la compatibilità della normativa emergenziale con la normativa europea resta. Non c'è dubbio che almeno in astratto noi potremmo essere passibili di procedura di infrazione, anche perché ad oggi risulta che l'Unione Europea non abbia né modificato né sospeso per il momento l'applicazione di questa direttiva, anzi è in atto una richiesta di alcuni paesi dell'Unione Europea, esattamente di 12 paesi dell'Unione Europea, proprio perché si vuole dare a tutti la possibilità di emettere dei voucher o quantomeno di evitare il rimborso, perché è chiaro che diversamente, richiedendo il rimborso, si assumono dei rischi significativi non solo con riferimento al rischio specifico del singolo esercente, ma di tutta la filiera che sta dietro, e quindi di tutti i fornitori di questi settori, che per alcuni paesi dell'Unione Europea sono, come per l'Italia, settori strategici. L'Italia, caso particolare, perché l'Italia, pur avendo fatto questa normativa, ha deciso di non chiedere né sospensione né modifica della normativa. Una questione ovviamente di opportunità, per un verso si può dire che in effetti, dato che nei fatti il legislatore emergenziale è già intervenuto e ha già sostenuto la natura di norme di applicazione necessarie di queste disposizioni, sarebbe stato forse quasi un controsenso chiedere poi una modifica all'Unione Europea. Non c'è dubbio che però qui una situazione di problematica, ecco, sicuramente resta, ma non c'è dubbio anche del fatto che una scelta chiara è stata posta nell'ottica, è stata fatta nell'ottica sempre di socializzare i costi, in questo caso attraverso uno strumento specifico quale il voucher, di importo pari al rimborso dovuto, è utilizzabile entro un anno. Infine, sempre nell'ambito dei contratti, singoli contratti, si è molto discusso dei contratti di locazione d'uso commerciale. In realtà non è prevista una normativa specifica di carattere civilistico, ma è stata prevista sempre nel decreto Cura Italia, poi convertito in legge, come abbiamo visto, una normativa, che quella è l'articolo 65, in realtà poi in sede di conversione sono stati aggiunti, mi sembra, il comma 2 bis, 2 ter e 2 quater, che qui non vi ripongo perché non sono funzionali, non sono necessari per la nostra esposizione odierna. Bene, questa normativa è una normativa di carattere prevalentemente fiscale, ma ci aiuta molto a comprendere, anche con riferimento ai contratti di locazione, delle possibili soluzioni. La normativa dell'articolo 65 introduce, l'articolo 65 introduce un credito d'imposta, nella misura del 60% dell'ammontare dei canoni di locazione, è relativo soltanto al mese di marzo 2020, bisognerà vedere se poi col decreto aprile, che però sapete sarà emanato a maggio, per quei strani nonsense tutti italici, se bisognerà vedere se se il decreto aprile estenderà o meno questa norma, e vale solo per gli immobili rientranti nella categoria catastale C1, credito d'imposta che vale per il conduttore che paga il canone di botteghe e negozi in questo periodo. È importante sottolineare come questa norma, che pure è norma di, appunto, ripeto, natura fiscale, sembra lasciare intendere alcune cose anche dal punto di vista civilistico. Per esempio, che di base difficilmente le misure di contenimento possono essere ad oggi considerate come misure di sempre tali da comportare sempre un'impossibilità sopravvenuta, perché questa norma sembra presupporre l'esecuzione
del contratto di locazione e quindi in qualche modo il pagamento del canone. È vero però che questa norma sembra lasciare aperta la possibilità ad una revisione del canone e poi ovviamente ad un possibile credito d'imposta sul canone ridotto. Quindi attraverso una normativa fiscale in realtà dal punto di vista civilistico sembra possibile desumere che i contratti di locazione non devono essere del tutto sospesi ma devono essere eseguiti magari con una revisione del canone. Gli interpreti sono quindi sbizzarriti circa come ipotizzare una possibile revisione del canone. È chiaro che nella stragrande maggioranza dei casi sono le parti stesse che sono messe a rinegoziare e a rivedere il canone. Mi sembra una soluzione di un qualche interesse a quelle di chi ha proposto l'applicazione dell'articolo 1464 in materia di riduzione del prezzo. Una soluzione che è fondata principalmente sull'idea che la prestazione del locatore e non del conduttore è divenuta parzialmente impossibile, oltre che temporaneamente impossibile, parzialmente impossibile perché la consegna del bene all'uso convenuto è stata fatta, si è data disponibilità al conduttore, però l'uso convenuto non è stato rispettato in pieno proprio perché il conduttore non ha potuto utilizzare appieno ai fini commerciali il bene, ma comunque in parte ha avuto un'utilità legata al deposito, al possibile magazzino. E quindi, come abbiamo visto, l'articolo 1464 in materia di impossibilità parziale dà la possibilità alla controparte, in questo caso a seguito dell'impossibilità parziale della condotta del locatore, di mettere a disposizione il bene al conduttore. L'altra parte, dicevo, a seguito di questa impossibilità parziale può chiedere la revisione del prezzo. Revisione del prezzo che peraltro risulta uno strumento anche piuttosto interessante, non solo nella prospettiva strettamente intesa della cosiddetta fase 1, ma anche delle fasi successive, ove ragionevolmente l'uso di questi locali potrà essere sempre maggiore, ma difficilmente potrà essere da subito ampia come prima della crisi. La norma ha comunque sollevato alcune riflessioni critiche, basti pensare quello che dicevo prima circa la possibilità di applicazione solo al mese di marzo e quindi possibili margini di estensione di questa misura anche ai mesi di aprile e maggio, ma anche con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale C1. Pensate che nella categoria catastale C1 rientrano botteghe e negozi, ma non rientrano, per esempio, studi professionali e alberghi, il che ha comportato una crisi ancora più accentuata in questi settori. Tutti i profili, questi legati alla possibile estensione di questa regola del credito d'imposta ad altri mesi, ad altre categorie, che sono fondamentali da vedere nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, ma anche che dal punto di vista contrattuale ci interessano per una puntuale riflessione circa la riduzione del prezzo, perché è chiaro che l'eventuale richiesta di riduzione del prezzo in presenza di credito d'imposta avrà realisticamente una certa entità, sarà richiesta probabilmente una riduzione del prezzo diversa e più significativa, ove il conduttore non possa neanche avvalersi del credito d'imposta. Infine, una riflessione va condotta sulla volontà delle parti. Volontà delle parti che, a prescindere dalle regole del legislatore dell'emergenza, assume un ruolo fondamentale. Abbiamo visto assume un ruolo fondamentale perché molto spesso, sia dopo la norma di carattere generale, sia dopo la norma, sia dopo le norme specifiche, la volontà delle parti è centrale perché può far scattare una rinegoziazione volontaria e quindi una revisione spontanea degli accordi. Abbiamo visto una revisione che, a mio avviso, può essere una revisione più rapida, una revisione che molto spesso è legata alle caratteristiche concrete delle parti, delle situazioni
e delle specifiche, quindi realtà legate al singolo rapporto contrattuale, e che può avvenire dopo, ma da qualche settimana a questa parte inizia ad avvenire anche prima, perché si è iniziato a inserire una serie di clausole nei nuovi contratti di locazione che proprio tengano di locazione e non solo, che tengano conto di questa crisi. Quindi contratti in cui si tiene presente i possibili effetti della crisi, e quindi le parti concludono accordi in cui si dice che magari certe tranche di prezzo vengono pagate se si raggiungono certi risultati e li si vincola in qualche modo, per esempio alla crisi, oppure con riferimento specifico ai contratti di locazione si prevede magari un canone fisso cui si aggiunge un canone variabile, una quota del canone variabile legata all'effettivo andamento del mercato e quindi della possibilità di utilizzo del locale. Sono soluzioni ovviamente che sono lasciate in larga parte in questo caso alla volontà delle parti, ma che dialogano costantemente con la normativa emergenziale, ma anche con la normativa, come abbiamo cercato di vedere, precedente, con la normativa già prevista dal Codice Civile, e quindi tutte le soluzioni che in questi giorni e nei prossimi mesi si cercheranno di utilizzare devono sempre tenere conto questo dialogo che abbiamo cercato di svolgere insieme, un dialogo che passi per i rimedi tradizionali previsti dal Codice Civile, per i rimedi emergenziali previsti nei vari decreti di questi mesi, e per un'attività proattiva delle parti che cercano una soluzione rapida e efficiente, consapevoli del fatto che forse mai come oggi è opportuna una revisione di contratti nell'ottica di cercare di socializzare per un verso i costi della crisi e far continuare a sviluppare i commerci. Considerate anche come oggi noi ci siamo occupati prevalentemente di ipotesi di impossibilità sopravvenuta, cioè di ipotesi in cui la sopravvenienza, vedete la norma di carattere generale, ma considerate anche le singole ipotesi speciali, i singoli contratti che abbiamo considerato, in cui molto spesso si ha un'impossibilità totale o parziale, definitiva o temporanea delle prestazioni. Considerate però che non è escluso nel prossimo futuro che molte di queste sopravvenienze divengano sopravvenienze non più solo di impossibilità, ma sopravvenienze legate alla cosiddetta eccessiva onerosità sopravvenuta che abbiamo imparato a conoscere. Bene, anche in questo caso sarà importante recuperare le regole tradizionali che abbiamo visto, adattarle al caso specifico. Probabilmente saranno previste le ulteriori normative da parte del legislatore emergenziale, ma un ruolo imprescindibile non potranno che averlo le parti, che si ritroveranno poi a doversi confrontare e a dover cercare una soluzione nell'ambito di contratti molto diffusi e che sono caratterizzano la vita di tutti noi, quelli che abbiamo visto. Pensate ai contratti di impresa come la somministrazione, ma pensate ai contratti del settore turistico, i contratti dell'ambito culturale o i contratti legati alle locazioni. Questo è quello che ci attende probabilmente nel prossimo futuro. Abbiamo degli strumenti per affrontarlo, a patto di essere sempre consapevoli di dovere, in un'occasione sicuramente eccezionale, sicuramente emergenziale, sicuramente, come abbiamo visto in sede introduttiva, diversa dai casi che fino ad oggi si erano prospettati. Bene, abbiamo però gli strumenti, e in parte ce li stiamo creando attraverso il supporto del legislatore anche emergenziale, per affrontare una crisi che sicuramente è una crisi epocale, ma che
richiede l'impegno anche delle parti per agire con soluzioni a livello microscopico, a livello quindi legato alle singole relazioni contrattuali, capaci di respingere tutti questi problemi, consentendo a tutti noi un proseguimento perlomeno in linea con i più recenti standard, che non sia sconvolto del tutto più di quanto purtroppo non abbia sconvolto la nostra vita la crisi sanitaria ed economica a livello complessivo. Ti ringrazio.